Ehi ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Rieccoci qui di nuovo con Metro Exodus. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Dunque ragazzi, allora abbiamo fatto l'ennesima trasfusione di sangue, visto e considerato che Artyom ogni tanto se ne va in giro. Dunque, allora vediamo un attimino se abbiamo qualche cosa da raccattare. Mi sa di sì. Noi siamo sempre meno, e Scusi, i eh. mutanti invece aumentano e diventano sempre più grossi. Non per qualche cosa, ma... Ah, ok, perfetto, allora dobbiamo andare di là. Vediamo un attimino qui se riesco a trovare delle cose. No. Ma... Non voglio che vada fuori di testa come te. Ma come? Ma mi scusi? Non dorme più da quando gli hai raccontato quelle stupide storie. Ma con chi ce l'ha? Con noi? Signor? Ma non lo so, ma... Lascia in pace mio figlio. Ma mi scusi. Ma signora, ma non è che sono stato io a raccontargli praticamente quelle storie. Che cosa ne so io? Lascia fare, lascia fare. Comunque. L'unica vera soluzione è quella dei combattenti. Dove potrei. Non credo ai miei occhi. Artyom, stai bene. Ci posso prendere un bello spavento. Artyom, come va? Sono felice di vedere. Fatemi, che stai signori, bene. Fate l'altro. Dobbiamo proprio festeggiare. Artyom, ancora un paio di cicatrici e non ci sarà donna in grado di resistere al tuo fascino. A proposito, com'era con i personaggi? Lasciatelo respirare. Bentornato. Ehi hey là, Artyom. E va bene, siete tutti in congedo. Vi do 2 ore. Sì! Sì! Ah, è ufficio, sì. Sapevo! Niente peggio dei mali. Così, ho portato qualcosa. Non facciamo come l'ultima volta. Tieni duro, Artyom! Niente. Artyom, la sola cosa che sento è il ticchettio del contatore Geiger. Già, ci sono anche quei maledetti cosi che sanno solo cracchiare. Torniamo a casa, ti prego. Anch'io vorrei tanto vivere su una spiaggia tropicale o nel verde di una foresta, sai? Ma a cosa servono queste fantasie in un mondo che è muto? È muto, Artyom, perché è morto! Ci siamo, è ora di sostituire i filtri. Così, a caso. Forza, non è il caso di prenderci. Ci spegne la... La radio e si incazza pure. Damo, se va. Papà ti ucciderebbe se sapesse. Oddio. Peggio ancora se scoprisse che siamo stati in una zona off limits dell'Ansa. Sei già stato tra tutte queste rovine. Ma pensa tu. Quanta distruzione. E pensare che Mosca aveva le migliori difese antiaeree del paese. Sì. Tutta così. Immagina come deve essere il resto del mondo. Guarda. Non saprei, non saprei, comunque. Io, ragazzi, mi do sempre un'occhiata in giro. Trovo qualche cosa. Scusi, aspetti, sono ingrassato un attimo. Forse dovresti tornare nell'ordine. Che ne dici? Ci trasferiremo nella polis. Ma... Papà dice che ci procurerà un appartamento. Ah sì? Perché se non muoia... Aia, ammazza e botta. Comunque sì ragazzi, ci sono un po' di rallentamenti. Però ragazzi, non ci posso fare niente. Cioè, o meglio, va in base a zona a zona. Ok, aspetta. Che abbiamo recuperato? Nulla. Hai sentito che tu... sì.
Ok. Ci hanno sentiti praticamente arrivare da dove non lo so. Aia. Vai, sostituisci il filtro e curati. Olè. Devono averci sentito scendere dal tetto. Penso di sì. Comunque ragazzi, a riguardo dei rallentamenti, ragazzi, non ci posso fare niente, cioè non è che dite che è il mio PC, però comunque cerco quantomeno di fare del mio meglio. Olio vegetale 1 litro, clava della sede centrale, il mio anello, zucchero 2 kg, grano saracino 4 kg. E mi sa che non abbiamo raccolto gli altri, però vabbè dai, non fa niente. Forse evidentemente erano in giro. Anche perché se no magari devo anche provare ad abbassare un po' la qualità grafica. Scusi, sta comodo? Ammazza che dentoni. Signo, dai. Ok ragazzi, allora ho provato ad abbassare un po' la qualità grafica. Scusi, che cos'è? Fermo. Dica. Che facciamo? Scateniamo una nuova battaglia delle... Ma lascia fare. Non capisco perché questa zona sia off limits per gli stalker. Le radiazioni e le bestie non sono diverse dal solito. Aspetta. E chi si muove? Io qui sono. Mi scusi, E che cos'è? Per fortuna non ci hanno visti. Era un branco bello grosso. Sì. Damo se va. Non so nemmeno io dove stiamo. Puoi attivare la modalità foto dal tuo menu o tenendolo premuto. Ah no, guarda, non mi interessano le foto. Io mi voglio concentrare di più sulla trama del gioco. E cercare di capire che... Dove stiamo andando. Signora, mi scusi, che cos'è, dai? Merda, è troppo alto! Ehi, Artyom, aiutami a salire lassù! Vai! Oppela! Merda! Dai, forza! A posto, grazie, gentili... Eccala! Sì! Guarda. L'hai sentito? Ok. Deve essere qualcosa di grosso. Per fortuna sembrava lontano. Ma è in piena regola! Non vedo e non sento più niente! Passiamo alla radio! Ma che passiamo alla radio? Ma mi scusi, sì. Ma guarda là! Ma è un treno! Ma non spinga, ma signor! Non sono io che ho le visioni, vero? Mo ci credi? Dove sta andando? Non ho la più pallida idea, guardi. Merda, che facciamo, Arco? Cerchiamo di raggiungerlo? Chi è? Guarda, sono i nostri, è l'ordine. Sei sicura? Uniamoci a loro. Oddio, non è che ho tutta questa grandissima fiducia. Sì, non avete fatto ad arrivare qui? L'avete visto anche voi? Penso che sì. Forza, salite. Aia, questo è quanto?
Dovevate controllare prima, idioti. Artyom, grazie al cielo. Queste persone sono dell'ANSA, non dell'ordine. Bastardi. Guarda come ti hanno consolato. Beh, papà non gliela farà passare liscia per questo. Ma che cosa sta succedendo nella vostra musca? Vostra, eh? Lo dici come se non foste anche voi di qui. Infatti, il nostro villaggio è a 200 km da qui. Quale villaggio? Davvero non siete di Mosca? Un villaggio come tanti. Siamo venuti qui a cercare il padre del ragazzo. Un paio di anni fa è partito per Mosca e non è più tornato. Ma poi questi ci hanno preso. Vuoi dire che c'è vita all'esterno? E perché non dovrebbe esserci? Certo, ci sono molti posti orribili e molte bestie, ma... riusciamo a cavarcela. Artyom, ma avevi ragione. C'è davvero gente che vive qui fuori. Non lo sapevamo. Credevamo di essere gli unici sopravvissuti. Cavolo. Daremo la notizia a tutta la metro. Voi due fuori! Ehi, ci avete portato nel bel mezzo del nulla. Possono farcela. Almeno ridategli le loro maschere! Hanno bisogno delle maschere. Idiota, poteva salvare la pelle. Andiamo. Ok, non sono stati poi così tanto gentili questi signori. Bene. E nostra moglie che fine ha fatto? Questa sarà un'altra trasfusione di sangue. Guarda qui. Sta per morire ammazzato sto povero Artyom qui. Dai Artyom, su, forza, non è successo niente, Damose. Anzi, aspettate, va, fatemi vedere. Non abbiamo nemmeno un medikit, abbiamo soltanto qualche filtro così. Allora, abbassati, vediamo un po'. Passa. Un kit medico? Sì. Dai, dai, dai che ci arrivi. Olè. Perfetto. Allora curati perché non ti vedo messo tanto bene. Un'arma. Neanche a pagarla. E vabbè. Fa niente. Allora, evidentemente la strada sarà di qui. Perfetto. Olè. Sì, come detto ragazzi, un po' di rallentamenti, però come detto ragazzi, non dipende da me. Come detto ragazzi, non ci posso fare niente, perché sennò devo andare praticamente ad abbassare tutto. E non mi pare il caso. Visto e considerato che stiamo parlando di un gioco abbastanza grossolano e anche abbastanza pesante per il PC, però comunque riesco quantomeno a registrare. I maledetti custodi sono entrati. Gli operai sono spacciati. Tieni l'arma puntata sulla e se si può mettere una spada. Salgo? Sì. Perfetto. Attenzione, la piattaforma ok. Si sta allora, di là non posso andare. Dobbiamo andare per forza di cose qui.
Olè. Nella fossa se non chiudi becco. Ascoltami te, se esci di qui non tollereremo altre cazzate. Intesi? Animali. Sì. Animali sì. Sei buono? Posso uscire? Che posso fare? Ah beh, guarda. T'hanno fatto male alla panza? Ma che fai? Ma che mutante? Ma che custode? Ma lascia fare. Sono un uomo. Non vede? Che cos'è? Sì, sì, sì. Ma come hai... Oh santo cielo. Oddio. Quindi quando lei urlava era per te? Sì, praticamente sì, buon uomo. Sei vivo? Sì, ma non mi guardi così. Sei venuto per lei? Sì, guardi. Ok, bene. Praticamente sì. Ti aiuterò. Ah, ok, grazie, gentilissimo, caro. Finalmente potrò rendermi utile. Sì? Ok, l'hanno portata dal capo della base per l'interrogatorio. Non posso portarti all'ingresso principale delle guardie, ma potremmo intrufolarci dal retro. Ok, va bene, ma posso prendere, posso ciulare? Ma senza fretta, se ti notano siamo entrambi spacciati. Vabbè. Stop. Meglio non passare sotto la luce. Ma no, lascia fare, io vado. Io ti distracco, tu vai al pannello dell'illuminazione e lo distrago. Già fatto, buon uomo. Lasci fare, lasci fare. Senza fretta. No. Muoviti accovacciato. Ho capito, ma... Ho capito. Resta vicino al muro. Sì. Yermak, sei tu? Sì, 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 è lui, è Yermak. Sali. Dai, dovrebbe essere una passeggiata per te. Olè. Allora, accovacciati e cerchiamo di non dare tanto nell'occhio. C'è un problema con i generatori, ho sentito precipitare l'occhio. Siamo sicuri. Manca solo che tu mi dica che cosa fare. Pensa a riparare questo collegamento. È tutto sotto controllo. Forza, muoviti, vecchio sacco di ossa. Aspetta. Sì. Diga. Eliminarlo senza farti notare. Ah, ok. Ma penso di sì, guarda. Noi, a parte il fatto che avvicinati al tuo avversario per eliminarlo senza far rumore. Allora, praticamente, ragazzi, noi siamo molto silenziosi. Uppela, oddio, oh santo, madonna. Poverino, aspetti. Spegni, spegni. Eccomi. Oddio. Un momento, aspetta. Aspetta. Ho capito. Bene, ora un bel lancio. Allora, hai trovato un'esca, premi C per lanciarla. Fatto. Endo Ida finì. Forza, vieni. Vado, vado. Che cos'è? Coraggio. Qui che ti stanno a chiamare, buon uomo. Questo sistema fornisce aria al centro di comando. Non è molto grande in realtà. Aspetta il momento giusto e vai. Ok. Io farò quello che posso, ma come puoi immaginare, non sono un granché in combattimento. Vabbè, non tutti siamo nati per combattere. Grazie, caro, gentilissimo. Allora, aspetta, accovacciati. Allora, come detto, devo trovare un nuovo tasto per associarlo all'accendino. Ci siamo? Tagliala una cortellata, sto tipo. Ma che allarme? Ma che allarme? State zitto. Ridagliela.
Sì. Siamo vivi, tranquilla, tranquilla. Sei ferito? No. La piastrina di Hunter. Addio. Ha chiamato un proiettile. Ah, bene. E niente. Oh, buon uomo. Lascia sta mia moglie. Che pirla. Brava. Grandissima. Non muore. Attenzione. Unità di controllo danneggiata. Idioti! Ora siamo in guerra. Non vi basterà uccidere solo una persona. Cos'è? Tutti imbecilli. Questo è un disturbatore radio universale a banda larga. Cosa? Impedisce a Mosca di ricevere qualsiasi segnale dall'esterno. E viceversa. Spegnimento di emergenza. Cazzo! Siamo alla mia. Hai sentito anche tu? Sì. Cioè, quindi praticamente loro tenevano nascosto tutto? Sì, ma infatti noi avevamo ragione. Sì. No, che fai? State fermo, biondo. Spegni qua la luce. Presto tutte le guardie saranno qui. Lo so. E com'è? Com'è? Con voi. Dovete scappare. Ok. È roba tua? L'hanno lasciata incustodita là. Andiamocene prima che si riprendano. Guardie. Ho capito. Attraversi il cortile senza farti vedere e usa la porta delle guardie. Qui, presto. Come è informato il signor Yermak? Chi sei tu? Ma lascia fare. Yermak, il macchinista del treno. Vai ora, raggiungi l'hangar. Da lì posso farvi uscire. Ok, va bene. Mi conoscono, ci arriverò facilmente. Perché ci stai aiutando, Andrei Ivanovic? Avevo una... mi sa che te lo spiego dopo. Spero. Una moglie? Fate attenzione. Morta? Secondo me sì. Ok, va bene. Guardia, vedo un nemico. Dammi una spinta. Pure. Si vede poco con questa tempesta di... lo so, signor. Ricorda l'indicatore di visibilità, Artyom. Ah, ok. Ah, l'indicatore di luce sul tuo orologio si accende quando sei abbastanza illuminato da farti notare dalle guardie. Ok, va bene. Non puoi salvare ora, oddio. E mo quant'è che salva praticamente la partita? Non... Ok. Spero che faccia un ottimo lavoro. Anche perché noi comunque abbiamo la pistola silenziata. Ma qualcuno però lo dobbiamo anche far fuori noi? Stai zitto. Ok ragazzi, allora praticamente mi è andato in crash il gioco. Ho dovuto riavviare. Lo so che sono in due, aspetta. Tu cerca di coprirmi come meglio puoi. Cerchiamo di non farci beccare. Perché sennò altrimenti avete visto che praticamente si scatena l'inferno e più. Possiamo? Cavolo. Possiamo andare? Ma scusa, ma nostra moglie non ci doveva praticamente coprire dall'alto? Ma non li posso nemmeno ammazzare, mo sti due. Ma che ti copro? Ma non è vero, ma... Ma scusate, ma... Ma per... E niente, signori, io volevo fare praticamente una roba stealth. Però mi sa che stealth non è stato.
Ma ci abbiamo anche pochi colpi però. Cambia il filtro, va. Come detto, si è scatenato. L'inferno è più. Aspetta, cambia il filtro. Signori, Damose. Damose, signori, Damose, perché se no qui... grazie. Allora, recupera. Allora, sicuramente giocarlo anche con il gamepad sarebbe forse anche l'ideale, non lo so. A tutto il personale del servizio di guardia speciale del progetto Scudo, negli ultimi anni si è verificato un sensibile aumento dei tentativi di penetrare le nostre difese da parte di spie e agenti nemici, apparentemente appartenenti a segmenti della popolazione in precedenza insoliti, donne, anziani, adolescenti. Questo fatto dimostra l'estrema efficacia dello sforzo diverso del servizio speciale, che non ha lasciato ai nemici alcuna speranza di poter raggiungere i propri scopi di mappatura del nostro perimetro difensivo e sabotaggio con l'impiego di tattiche standard. Per tale motivo tutti i membri del servizio di guardia speciale devono svolgere i propri compiti in maniera responsabile, senza mai mancare di applicare le misure speciali nei confronti di ciascun agente nemico in custodia. Ricordate, il nemico è ingegnoso e subdolo, il nemico è abbastanza disperato da fare fondo alle proprie riserve per combattere. Tuttavia le riserve del nemico sono ancora ingenti e un animale messo alle strette è ancora più pericoloso. Allora, curati. Non possiamo nemmeno salvare. Allora, la locomotiva, d'accordo. Non dimenticarti di controllare l'indicatore sulla di luce. Ok. Spegni. Comunque, vediamo un attimino di scendere qui. Anche perché, come detto, qui ci sono... Gruppo A, fate rapporto. Ma che fate rapporto? No, aspetta. Devo avvisare la manutenzione. Gruppo B, continuate a sorvegliare il cortile e la sala generatore. Gruppo A, controllate la zona delle cortine. Abbiamo perso il contatto. Merda, ma quante guardie ci sono? A me lo vuoi dire, signor? Non è facile, lascia fare. Vabbè, Pisolino, sì. Ma come? Ma non è vero, ma come cavolo mi ha fatto? E niente. Ma va? Ma come cavolo hanno fatto a vedermi, tra l'altro? Niente, signori, mi hanno beccato e basta.
Aia, 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 aia. Aspetta, va, sali. Come detto, non ho capito come cavolo hanno fatto a beccarmi. E niente. Siamo praticamente morti. Ok, dai ragazzi, allora. Ok, va bene. Comunque ragazzi, dicevo, visto e considerato che il prossimo checkpoint parte praticamente di qua, io direi di concludere qui questo nuovo episodio della serie di Metro Exodus. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate. Mi raccomando, vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, a condividere il video. E noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi. We'll be right back.